Il Giro d'Italia di Vera TV è particolare. Non parleremo della tappa conseguenziale che passa e attraversa Teramo, ma ricorderemo il pirata Marco Pantani. E per farlo, Vera TV ha chiamato il suo avvocato Roberto Manzo, che ha appena pubblicato per la Mondadori che ha ucciso Marco Pantani. È al telefono. Perché scrivere un libro sulla storia di Marco Pantani? Bella domanda, è una domanda che mi sono posto per 14 anni perché dopo che Marco è morto mi era già venuto in mente di descrivere praticamente, raccontare esattamente quella che era stata la sua odissea giudiziaria, perché Marco Pantani non è vero che fosse stato fermato al Giro d'Italia del 1999 per doping, è stato fermato soltanto perché il regolamento sportivo all'epoca vigente prevedeva che chi aveva l'ematocrito superiore a 50 doveva essere fermato per questioni sanitarie, quindi a scopo puramente cautelativo. Non è vero che ematocrito alto uguale doping. L'ematocrito è un valore che subisce delle variazioni anche dal punto di vista naturale. L'ultimo incontro con Marco Pantani da vivo ero andato a casa dei genitori di Marco che hanno praticamente l'abitazione attigua a quella del pirata e perché dovevo parlare con Paolo, il padre di Marco. Paolo mi disse: "Ah, guarda che Marco è tornato proprio stanotte da Madrid." Entrai in casa da Marco, lo vidi vicino ad alcuni suoi trofei che stava pensando. Il suo sguardo era totalmente diverso dallo sguardo che io avevo visto la prima volta quando lo conobbi e subito dopo le vittorie del Giro e del Tour nell'agosto del 98. Cioè, lo sguardo che aveva Marco in quel momento lì era veramente così, era perso nel nulla e ho subito ricondotto, diciamo, quello sguardo a tutto quello che gli era capitato a Madonna di Campiglio, perché fondamentalmente Marco morì il 5 giugno del 1999, questo è il mio pensiero. Marco si è sentito defraudato di qualcosa che fondamentalmente aveva vinto, aveva 6 minuti di vantaggio sul secondo che era Savoldelli, il giorno prima del controllo, tra virgolette a sorpresa, fatto dai medici UCI, lui si era misurato l'ematocrito assieme al medico della Mercatone 1 e aveva 48. Chi ha ucciso Marco Pantani? Pantani, così, dal punto di vista metaforico, l'abbiamo ucciso tutti noi perché non siamo stati in grado di difenderlo. Anche noi non siamo stati capaci di proteggere un patrimonio come era quello di Marco. Cioè, Pantani poi è stato l'unico sportivo a essere processato per doping senza essere mai stato trovato positivo. Pantani è stato processato 2 volte per doping e senza che in Italia in quel periodo ci fosse una legge che punisse lo sportivo che facesse uso di doping. Per sempre Marco Pantani, giusto? Sì, giusto. Per sempre e oltre a riabilitare la figura di Marco, secondo me gli organi sportivi dovrebbero assegnare al pirata il Giro d'Italia del 99 perché lui è il vero vincitore. Pantani trionfa ancora, ennesimo trionfo per Marco.